la lasciamo stare. Io sono pronto? Subito corro con la macchina. Il problema che si sta sempre di più alimentando rispetto a una vicenda che a mio avviso ha assunto delle dimensioni abbastanza ridicole. Ma che sta dicendo credo Nino? Che insomma quando si parla certamente di Ius Soli, si parla di legge Fiano, mi sembra una un po' qualcosa di anacronico. Salutiamo il collega giornalista Nino Neri. Sì, salutiamolo, ma che sta dicendo? Ma io credo che sia un tema anacronistico perché sono un radiocronista. Ma è un radio. Ma cosa c'è da ridere? Scusi. Questo parallelismo. Ma di che cosa sta parlando? Con noi per parlare da Legge Fiano il senatore Renato Meduri che è venuto io non ho capito di cosa sta parlando. Ma nemmeno io. Guarda se ci riesci tu, Giorgio. Io non lo so. Dino, cosa stai dicendo? Qual è l'argomento intanto? Senti, Giorgio, ma mi sembra il tuo atteggiamento alquanto ridicolo. Sì. Ah, pure con Giorgio la sera. Sì. Ma il signor Neri. Facciamo la prova anche con Aldo Di Giuseppe, vediamo un po'. Dottor Neri. No, Aldo è il numero uno. Aldo veramente lo seguo quando fanno con i due notti. Non ti regoli, no, quella era. Regoli sono Pepe Mazzaglia e Pepe al quadrato. No, i nonti facciamo confusione. No, io saluto il dottor Neri, secondo me è uno, se non il più grande giornalista che c'è nel panorama reggino, calabrese e anche nazionale. No, queste sono sviolinate. Sì, insomma, sì, che sì, vanno. Sì, sì. Assolutamente. Per cortesia. Allora, diciamo, con me c'è il senatore Meduri che credo abbia qualcosa da dire. Chissà se c'è pure Hamid, che non lo sentiamo da un po'. Senatore. Non sono qui per intervenire per disquisire di politica. Senatore carissimo. Fiano ha dimostrato ancora una volta di essere un grande stronzo. Vabbè, però insomma non è che. Un parlamentare che si mette a disquisire su tematiche che riguardano avvenimenti di 70 anni fa. Ma sta parlando di politica però. Sì, lo so, però non no, puoi, che ha detto Hamid non abbiamo capito. Ribadire un concetto di questo e no, sempre accanirsi contro il fascismo. Non si accanisce contro il fascismo, perché il fascismo è stato il ventennio più bello della storia dell'Italia. Bravissimo. Vabbè, queste Francia, sono opinioni vostre, perché insomma non accarezzo il busto, però dai, ecco. Eccolo. Allora, 50... E non lo accarezzi il busto. Che accarezza il busto? Ma dai, il busto, va là. 100 euro come te l'hai detto tu. Io sì, allora sì, però tu riaccarezzalo, vai. Sì, ma sto vizio che avete di parlare dei fatti vostri. Bello, ma mio bello. Com'è Mussolini? La testa troppo grande. Ma Mauro, che la testa troppo grande. Ma per favore, la chiamano in trasmissione, allora, parlano dei fatti loro. Il riferimento è alla proposta. Devo dire una cosa. Non so se lui proposta. Non vuole che vi siano, come dire, segnali, segni tangibili che richiamino quell'epoca fascista. Certamente, io dico sì, che per esempio no, che è giusto, visto che lui è un comunista, sì, uno di ma quei lui comunisti chi è comunista? Convinti, la falce e il martello, sì, se li può anche mettere invece di rompere i coglioni. Non si dice lo culo per no, ma anche lei, Hamid, per cortesia. Stavo era rafforzativo. Vi chiedo umilmente scusa, ma cara Edu. Nino, forse c'è qualche problemino. No, non c'è nessun problema, però siccome il senatore. Sì, aspetta, il senatore credo che abbia Il senatore, Nino, ecco. Il senatore, porca troia. Non mi stanno facendo arrabbiare il senatore, mi sa. Perché io ho un difetto di pronuncia. È un piccolo, sì. Perché per il resto la voce mia è perfetta, soltanto questa I. Infinitesimale, sì. Ma poi lei non pronuncia la. Come mi chiamo io? Mara. Ecco, Mara. Ah. Io mi chiamo Marra, per cortesia. QR. Marino, che giornalista sei? Sì, giornalista che praticamente. Questo? Sì, no, giornalista sportivo, però me ne intendo. Che ridicolo, sì. va bene. Puttana pupata, qua. Tu hai un timbro di voce veramente bellissimo. Sì, Nino, lei dovrebbe scegliere meglio i posti da dove fare le telefonate, secondo me. Un attimo, me, il senatore vuole. Ho detto il per sbaglio, va bene. Vuole salutare. Bravo. Io voglio salutare tutti. Presenti, Anna Biagi, Biasi. Dottor Marra, sì, salve, senatore. Aldo di Giuseppe, che tra l'altro che è non un parla, Aldo di Giuseppe preferisce stare come una sfinge. E poi ricordare che falce e martello, sì, l'onorevole Fiano se li può mettere non tranquillamente nel no, ma mi dispiace il nostro senatore, insomma, che si sa chiaramente questa legge Fiano che vieta tutta l'apologia fascista in genere, quindi i busti che non si possono più esporre, chiaramente non può incontrare il favore del nostro senatore Meduri, che ricordiamo portava in alto i colori della destra. Beh, ma chi a oggi, casa insomma, non c'ha un busto di Mussolini, ora voglio dire no, ma, un senatore Meduri no, a casa. Il senatore addirittura lo fa accarezzare
da Mid, il bus, no. Fanno sì, in realtà no, sì. Non lo so, Mid era un bell'uomo, somiglia anche a Bruno Vespa, Mussolini. Sì, è vero, è vero. No, no, sì, 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 no, è vero. No, ma a chi somiglia? A Bruno Vespa? Vabbè, sì, sì, sì. Ma no, dai, non c'è lei, questa voce che siccome comunque Benito Mussolini era un grande, diciamo, condottiero, oratore. Non conduttore, no. Condottiere, non conduttore. No, conduttore, no, conduttore abbiamo benvenuto Mario. Ma poi io, Aldo Di Giuseppe, io volevo parlare con voi circa questa sua trasferta a Palermo. Cioè, che senso avevano quelle domande? Che senso avevano? Ma io credo che comunque bisogna anche cercare di sullo stesso, capito? Di conseguenza è importante affinché dei quali si, non si ripercuota. Abbiamo una telefonata, pronto? Sì, esatto. Ho sentito parlare di conduttore, ma è Ruggeri, chiaramente, ma per succedere, mi dice bene, chiaramente fare intervenire. Sì, allora, caro Enrico, caro Enrico, io avrei una domanda per lei, che insomma, io da bene, collega, aspetta un diciamo. Allora, diamo spazio al prossimo ospite, poi pubblicità. Ma che in diretta? Fa la sua trasmissione. Sì, ero in pausa. Ma sta facendo la prova oppure? Ah, in Radio 24 tutti i giorni. Ok, no, allora io volevo farle questa domanda, cioè voglio dire, perché un cantante di livello come lei, no? Quindi insomma, che ha calcato i palchi di tutto il mondo con le sue pregevolissime canzoni, poi va a fare lo speaker, bene, fondamentalmente a togliere spazio a chi magari lo speaker lo fa. Sì, sono io, però mi entrate in studio senza avvisare. E tu, Ruggero? Sì, che sono. Ma fanculo, e dico, c'è poco da ridere su questa tornerà, cosa. Ma quando lo chiamo ci canta, sarà. Sta mi cantando. Aiutava sempre a fare i compiti. E I Peter Pan. Non l'ha mandato a fare i compiti, no. In realtà l'ha mandato altrove. Senti però questa, senti, con gli occhi bene aperti, chiediamo un po' d'amore. Ce lo dice lei quando finisce. Nel frattempo noi balliamo. Ha finito, perfetto. Allora, perché fare lo speaker? Quindi, insomma, alla fine non poteva continuare a cantare, guarda, eccetera. Un attimino che me l'avete portato. Poi, sì. Mi deve pagare ancora i 50 euro della volta. Sì, sì, sì. Stavo tipo mettere pure, 50 euro, metà di. Ma come fa? Sì. Ah, quindi, insomma, bene. Ora mi pare di aver capito per la motivazione di questa aggregazione. Ma tu ti vuoi paragonare a Gigi D'Alessio? No, ancora? No, beh, Gigi è un caro amico. Ma perché non ti operi alle corde vocali che è una voce di me? Ah, io la voce, guarda, io faccio anche gli acuti, guarda. All'alba vincerò, vincerò. Vincerò, che è una motocicletta. Allora, io tra l'altro ho scritto brani per Fiorella Mannoia, sì, per Il mare d'inverno, per Loredana, sì, Bertè. Il mare d'inverno è come un... Amardu. No, va bene. Ma guarda che puoi interrompere un mostro sacro come Enrico Ruggeri. Sì. Darà 50 euro. Sì, a solo sì, 50 allora. Euro. Addio, ma non torugno manco ma se ben addio. Di Aldo Di Giuseppe, non torugno neti. Non torugno manco una lira. Storta a mia, Marici, mi fa l'elemosina a me. Cioè, io 50 euro. Ma ti metto tutta testa 50 Ruggeri, euro. Ruggeri, sì, scusi, io credo di aver capito. Io sono ipodargoni. Per dire, no? Vabbè, allora Enrico Ruggeri da Podargoni. Argoni, sì, pare il nome di un arbitro, sì, però allora mi pare di capire il motivo per cui lei adesso ha cominciato a fare lo speaker. Ecco. Si sì, dice proprio in termini tecnici, antropologicamente un raggio cacchio lì, raga, chi euro? No, Caristo vi imbascia fortuna. Sì, Caristo in bascia fortuna, sì, perché poi non ti basta, non arriva a fine mese, quindi ti ammettere, ti arrimboccare in mani che a travagliare. Ma il dialetto non sì, si può sentire. Vi saluto e che fare ora, storti. Sì, no, vabbè, dunque, noi siamo contenti, insomma, manifestiamo una certa soddisfazione perché tutti i vari cantieri che erano aperti, insomma, in città adesso pian piano si stanno chiudendo tutti, quindi sta restituendo alla città. Pronto? 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 Chiamare lo dottore al cacarro nuovo, quando pigliava fissa, che ha? Ma che vogliamo, Gialberto? Cosa vogliamo? La sua volta era con Mago. Con Mago? E che c'entra? Poi restava tu, sta poi. E mi ambraschiava. E poi restava, e io tu ci passavo. Ma chi parla? Una trasmissione da cotte che c'era stava da camionetti. Io sto mero, è morto una certa pinnole. Pronto, radio e video touring, pronto? Che colore erano? Erano blu. Ma no, ma che da fare la cosa? Che verrazzata, praticamente. No, ma sì, pure la regina. Cioè, ma secondo me non si sono accorti. Sì, allora, ben trovati, siamo in diretta a casa. Sì, le chiamai a praticamente, non ti vedi chiamare il dottore Cassonovo, che fa non sono Cassonovo. Sì, di Pasquale Sciove, queste cose che fanno. Sì, Pasquale Sciove. Ma non è scherzo che stanno davanti. Ma chi doveva matatore, magri. Chi doveva fare una cosa che ho lanciato praticamente a RST?
Intendio per chi è nato canale Polomeni e il radio che disse il dottore Ufficio e il trattamento dottore chi durava bloccata chi durava su polizia ma disse che c'è un trattamento perché non ci sa massare santo Dio che quello disse che questo Cabrina che faceva cosa delle metazioni il volanciardelle un lanciaro il trattamento non lanciaro mannaggia la questa maniera c'è un po' di confusione della spazio ordine ordine spazio lanciato e della spazio come si chiamano spazio nazionale ma no, 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 per basta ma non è che eravamo io non c'è sono poi chi sei in riga praticamente a buona nemica e poi sappiamo che ma rasco con che da urlo sì ma che state dicendo Salvatore Gaetano che lei da fuori c'è bisogno di fare questo a trasmissione fresco si chiamava sì chissà. Fresco senta signor Pudorti allora mi scusi un allora, aspettate quando sta chiamando allora, oh, benvenuto sì no sì, o mettiamo aspetta. Un po' d'ordine e sta diamo chiamando un senso dottor Ragazzono aspettate ok dottor Castronuovo carissimo no, siamo collegati benvenuto Marco lasci stare sì sono Castronuovo purché mettiamo in ordine questa telefonata perché non è possibile però per questo che dura la trasmissione della medicina chi si interessa fanno sì, medicina va, del dottore mia prostata sì. Ma potete dire qualche cosa su che cosa la prostata, la prostata. Sì vado a farci una visita dottore Lambetta vedete che se tu hai accanto a me non posso dire che mi sento non sono vecchio non capisco niente ah, io mi porto con mia lavoro sentiamo, ma sentite abbiamo l'apparecchietto sentito. Non parlavi voi parlavi d'altro due che c'erano la roba da nero sì, ma che... mi ha sembrato un primo buono abbondante visto che c'è sto apparecchio ma no no vabbè no. E allora pulizia che sono finita che sono faccio dottore cioè, ma chi è il nonno di Aldo Di Giuseppe allora praticamente noi siamo qua ma facciamo questo settinni sì. Settinni per la protesta che sentimmo morire questo va bene un caro uomo tu ma vedegno perché? Perché io sto settinno, non faccio settinno. Quello è sicuramente il nonno di Aldo Di Giuseppe. Mio cugino, è troppo bravo, poi ci sei battuta un cazzo. Come pigliava tombolata vostro cugino, che ora non sono in forma, se no quando uno 5 lira avanti arrivato faceva già la tua. Guarda da cillo! Allora se non è settinno, potevo fare pure settinno. Cacciatelo! Cacciatelo! Un caccio c'è il petto, ma non fai niente. Praticamente noi siamo qua perché c'è questa protesta contro l'amministrazione i comunale, sì. Provinciale, cerco discrezionale e contro Renzi e compagnia bella. Vada via. Quando campava a Bonanima Berlusconi, gentilmente, sì. Che era come io, per scopelliti erano praticamente, non mi ricordate voi, perché facete il rancoglionito, ma nella maniera. Ma perché morivo? Poi Berlusconi. No. Berlusconi era i facilisti bunghi e bunghi, cagli cosa. E mi dissero che io. E quando ero giovane, no, per ricordare i bunghi a bunghi arredo stato. Oh, vabbè! Ma ricordo perfettamente, ma non si può non riesci con cerchiamo di riportare la conversazione su binari più civili e più consoni al grado di qualità di questa trasmissione e di questa emittente, per cortesia. Dottore Lambetta, aspettate ancora. E concretizziamo perché. Io sono chiamata, eh? Sono Marra. È una vergogna. Sono Marra. Il dottor Sarra, io praticamente non presento... Sarra, Marra. E cu cazzo sei? Benvenuto. Ve lo ringrazio. Ma ora che ci chi? Ma ora ci sono benvenuto. Sì, ben benvenuto. Ma non ma non l'ho mai, non sento, ma pare che facevo pubblicità. Sarra, non vorrei che facevo. Basta, basta. Facevo l'onorevole regionale, era praticamente. Scusate, che domanda è? Che facevi le trasmissioni? Stai dicendo no, che sogno benvenuto Marra no, ma buono oh basta vi minaccio vi minaccio chiudo la telefonata è benvenuto che vuole dire no, benvenuto in scambio. Esclamazione pare perché con nomi esiste un nome benvenuto sì. Che si chiama sì. Buongiorno che sì che... Mike buongiorno quando fai gli dono marzo 22 marzo e che accadrà ti per sera che te la San Benvenuto vescovo San Benvenuto ah sì avete stato vescovo voi no io non sogno vescovo morosine siete no un vescovo era benvenuto bello, così. Il signor benvenuto no. Vescovo era e ma niente allora praticamente io volevo dire una cosa facciamo le mani se mangiare una giornata sta mangiando una sì. Giornata sì. 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 No non si, non si permetta non si permetta allora giurimo e andava sì, forse è meglio sì, forse è meglio signor vescovo visto che vai a dire una cosa una preghiera al vescovo ah questa fu bella ma che se vogliamo un colpo di panza ma nella materia Na botti di sonno. Sì, decisamente. Arrivederci, guarda, arrivederci. E quindi la città che sta a mangiare, una vergogna. Ma stanno parlando ancora con telefono. Sai che cioè, non funziona. Interferenza. Parlano ancora. Oh, finiamo.
che fai? Che non sei venuto a casa la telefonata parlando col dopo? Non ce l'hanno la voce. No, ma sentite me la musica, una vergogna, sta mangiando una ciotta. Ma non è una sua quando canta Cile, quando campava a Bonane Maro ragioniere Minghi Gallea Minghi che c'entra Gallea è una situazione insostenibile. Ma si è chiamato la musica, perché siete tornati qua? E veniamo a cantare la musica. Aspetta, aspetta che c'è un poco del riverbero di eco e è una situazione eco sostenibile. Ecco, tenetela allora, bravo. Mi piaceva Gialberto. Che montaggio, lei non c'è rotto. Ci canto. Ma pare che ha peggiorato come io, ma manda sai Henry. Champagne, sì. Per brandare non conci. No, guarda, stare, non champagne perché ero di un altro. Ricordo quando eri nanna. Mi è sordisto, ma era colonna, messo la coda fanale, non sì, mi piaceva. Ma va la coda. Sapeva che era coda, ma non pensava che era così grande. E che cazzo.